fare un accordo, un consenso regionale che mi riesce molto difficile perché ho poche risposte anche dal territorio, e questa è una cosa che mi dispiace tantissimo, vuol dire che non sono riuscito veramente a entrare nel cuore e nell'anima dei colleghi campani, ma sono uscito fortunatamente a coinvolgere queste iniziative di amici di sempre, cioè Raimondo Di Giacomo, Antonio Marano e Nicola Rocco, che per me rappresentano il presente ma soprattutto il futuro della senologia campana, e quindi dico già adesso, presente dei vertici nazionali ANISC, vorrei che questi tre colleghi scalino al più presto le posizioni per diventare veramente determinanti nella formazione e nell'organizzazione dell'ANISC. Io sono ormai vecchietto, posso fare un passo indietro, e insieme a loro voglio lavorare per cercare di fare in modo che in Campania si lavori tutti allo stesso modo. Sono giunti da più parti d'Italia oncologi e chirurghi anche di fama internazionale per partecipare al convegno promosso dal dottor Antonio Santoriello, responsabile della Best Unit alla clinica Cobellis di Vallo della Lucania, dal titolo Le situazioni cliniche particolari in senologia oncologica. Nella due giorni, nelle diverse sessioni, si è discusso dei tumori rari epiteliali della mammella, di quelli rari connettivali, del carcinoma mammario infiammatorio e di quello maschile, nonché del tumore in gravidanza. In Italia ogni anno vengono diagnosticati 55.000 nuovi casi di tumore alla mammella, 5.000 in regione Campania. La maggior parte vengono individuati in fase precoce ma con un'elevata possibilità di guarigione. Professore De Angelis, quando è possibile personalizzare i trattamenti? Oggi il trattamento del tumore alla mammella è possibile personalizzarlo grazie a dei test, nuovi test genomici, che ci permettono di capire nelle pazienti quando è necessario effettuare la chemioterapia o quando invece possiamo risparmiarla. Chiaramente esistono delle categorie specifiche di pazienti che possono effettuare questo test, in particolar modo le pazienti che hanno tumori che sono responsivi agli ormoni e che non sono in fase molto avanzata. Ci sono importanti novità anche dal punto di vista terapeutico e farmacologico? Assolutamente, l'innovazione tecnologica è alla base dei progressi dell'oncologia moderna, e adesso abbiamo a disposizione dei farmaci nuovi molto efficaci, un esempio fra tutti gli antibody drug conjugate, gli immunoconiugati, che indirizzano nello specifico la chemioterapia all'interno delle cellule. Professore De Angelis, ma il tumore alla mammella deve fare ancora paura? Oggi non deve far più paura perché siamo in grado di curare una grossa percentuale di pazienti. Chiaramente è importante la prevenzione, è importante individuare questi tumori in una fase precoce. Un 30% circa dei tumori della mammella deve essere prima trattato con una chemioterapia con i nuovi farmaci a bersaglio molecolare, e poi il paziente può essere sottoposto all'intervento chirurgico. Ma qual è il vantaggio? Il primo vantaggio oggi che è emerso è che abbiamo la possibilità di vedere dopo questi trattamenti che cosa rimane di questa neoplasia, e se questa neoplasia scompare completamente, questo succede addirittura nel 60-65% dei casi, è ottimale da un punto di vista prognostico. Se rimane invece ancora qualche cosa, oggi è possibile trattare per questi tumori, trattare queste pazienti con questi tumori con ulteriori terapie. Quali sono questi tumori? Sono soprattutto i triplo negativi, che vuol dire non hanno i recettori ormonali né per gli estrogeni né per il progesterone, e non hanno questo marcatore che si chiama R2. E poi i tumori invece che hanno questo marcatore R2, che possono essere sottoposti, oggi c'è la possibilità per questi anticorpi, per questi tumori, di trattarli, questi con l'R2, con ben due anticorpi monoclonali prima dell'intervento chirurgico. Negli ultimi 15 anni le tecniche di ricostruzione si sono notevolmente evolute. Una buona ricostruzione, come ha spiegato il dottore Maurizio Nava, parte da una buona mastectomia, e le due cose lavorano insieme. L'evoluzione delle tecniche, oggi le cosiddette mastectomie conservative della pelle, dell'areola, del capezzolo, se possibile dal punto di vista oncologico, ma oggi direi che nel 90% dei casi è possibile, permettono una ricostruzione che è sempre più vicino a una mammella, diciamo, naturale. Questo cosa vuol dire? È sempre una protesi, a volte sono necessari più di un intervento per raggiungere i risultati ottimali, ma questo deve essere condiviso prima con la paziente per capire se la paziente è consapevole del percorso che deve fare. Quindi quale sarà il futuro della chirurgia plastica per quanto riguarda il seno? Ma il futuro, credo che la ricerca ci porterà a delle soluzioni sicuramente alternative. Probabilmente le protesi che oggi utilizziamo fra 10 anni potrebbero essere non più utilizzate a favore di
scaffold non li chiamiamo, che non sono altro che come delle specie di protesi che si riassorbono, e utilizzando il grasso potremo fare una ricostruzione cosiddetta autologa senza più utilizzare corpi estranei, però siamo in una fase di studio e di ricerca.